7 antichi artefatti che nessuno ha potuto spiegare. Numero 7. Pietre di Ica. Le pietre di Ica sono una collezione di pietre di andesite recanti una serie di incisioni superficiali, fra cui rappresentazioni di dinosauri e tecnologia avanzata. Sono state suppostamente scoperte in una grotta, dall'ubicazione sconosciuta, vicino alla città di Ica, in Perù. Nonostante sia stato riferito che una piccola quantità di pietre simili sia stata portata in Spagna nel XVI secolo. El Medico Cabrera sostenne nel 1966 di aver ricevuto in regalo una pietra da un contadino locale. Sulla pietra era incisa la figura di un pesce che secondo Cabrera era di un pesce appartenente ad una specie estinta da tempi immemorabili. Che ha generato dubbi sulla sua origine. Numero 6. Pietra del mistero del lago Vinnipesauke. La pietra misteriosa del lago Vinnipesauke nel New Hampshire, è un presunto artefatto fuori luogo. L'età, lo scopo e l'origine della pietra sono sconosciuti. Ha forma di uovo, con una varietà di simboli scolpiti. Nel 1872, la pietra fu trovata a Meredith, mentre i lavoratori hanno scavato un buco per una recinzione. A un uomo d'affari di Meredith che assunse gli operai, fu dato credito per la scoperta. Nel 1892, la pietra passò a una delle sue figlie. E nel 1927, donò la pietra alla Società Storica del New Hampshire. Senza conoscere il suo scopo. Numero 5. Cappello d'oro. Cappelli d'oro sono un tipo molto specifico e raro di archeologico artefatto dalla età del bronzo in Europa. Finora, 4 di questi oggetti, cappelli d'oro a forma di cono. Gli oggetti sono fatti di sottili lamine d'oro e sono stati attaccati esternamente a lunghi copricapo conici e tondi, che probabilmente erano fatti di un po' di materiale organico e servivano a stabilizzare la foglia d'oro esterna. Si presume che i cappelli d'oro fungevano da insegne religiose per le divinità o sacerdoti di un culto solare allora diffuso nell'Europa centrale. Il suo vero uso è sconosciuto e vengono suggerite solo diverse ipotesi. Numero 4. I misteriosi aeroplani. Un sito funerario situato vicino al fiume Magdalena in Colombia fu scoperto all'inizio del XX secolo da rapinatori di tombe. Risalente a una civiltà conosciuta come la Quimbaya, 1500 anni fa, in epoca precolombiana, la tomba ospitava centinaia di oggetti funerari e tra di loro c'erano una dozzina di piccole figurine d'oro. Questi particolari oggetti, molti dei quali erano probabilmente destinati a imitare uccelli, sembrano assomigliare ad aeromobili moderni con caratteristiche molto simili. Questo include fusoliera, ali del delta, e stabilizzatori orizzontali. La cosa divertente è che all'epoca non c'era idea di cosa potesse essere un aereo. Numero 3. Dodecaedro romano. Un dodecaedro romano è un piccolo oggetto cavo in bronzo o in pietra a forma di dodecaedro, 12 facce piatte pentagonali, ogni faccia avente un foro circolare di diametro variabile nel mezzo. I dodecaedri romani vengono dotati da lì al IV secolo. Più di 100 di questi dodecaedri sono stati trovati dal Galles all'Ungheria e la Spagna e nell'est dell'Italia, con la maggioranza dei ritrovamenti in Germania e in Francia. La funzione e l'uso di questi dodecaedri rimane senza spiegazione. Le ipotesi più comuni sostengono possa trattarsi di un oggetto agricolo o un oggetto cultuale. Anche se nessuna delle ipotesi è stata veramente confermata. Numero 2. Misteriosa reliquia di Gerusalemme. Un oggetto placcato in oro è stato trovato in un cimitero di Gerusalemme, ma i funzionari israeliani non sono sicuri se si tratti di un antico tesoro del tempio o di un bottino moderno nascosto. I funzionari dell'Autorità per le Antichità di Israele stanno cercando di identificare questo strano artefatto, e hanno chiesto l'aiuto del pubblico per scoprire la vera natura, anche se non con molto successo. L'oggetto con una forma particolare è incastonato con profonde scanalature e sembra avere maniglie a entrambe le estremità. I funzionari dicono di non essere nemmeno sicuri di quale sia lo scopo di questa reliquia. Numero 1. Renna di Nuoto. La renna di Nuoto è il nome dato a una scultura magdaleniana di 13.000 anni fa di due renne nuotatrici conservate nel British Museum.
La scultura è stata realizzata nell'attuale Francia moderna, da un artista sconosciuto che ha scolpito l'opera d'arte dalla punta di una zanna di mammut. La scultura fu trovata in due pezzi nel 1866, ma fu solo all'inizio del XX secolo che L.A.B. Henry realizzò che i due pezzi si incastrano per formare un'unica scultura di due renne che nuotano, uno dietro l'altro. Davvero non sai per che cosa è stato realizzato, se si trattava di una specie di arma o se forse in quel momento gli piaceva già decorare le loro caverne. Incredibile, ma la sua fine è totalmente sconosciuta.